Carlo, un fuorilegge in tutti i sensi, però anche un fuorilegge della musica, con uno stile abbastanza fuori dal coro. Era Down Here Below. La gente vuole sapere com'è andata sabato, perché noi siamo arrivati alla telefonata di venerdì mattina davanti alla cabina con ancora col poliziotto che ti aiutava a salire la bicicletta. Devo fare un po'. Noi abbiamo già detto com'è andata. Intanto devo inquadrare la situazione. C'erano 17 italiani che correvano. Infatti saluto Luca, Cristian, Luciano, Massimo, adesso gli altri me li dimentico. Marche, questo è per le Marche. No, ma erano tutti di che squadra? Beh, intanto Massimo Cigana è arrivato tredicesimo, assoluto, è un ex professionista di bicicletta che corre, fa gli Iron. Ma io voglio sapere della tua gara. Volevo inquadrare la situazione, anche perché sicuramente sono stato l'ultimo degli italiani. Sì, anche non degli italiani. Il decimultimo assoluto. No, voglio salutare Luciano Prosperi che si è dovuto ritirare perché un americano l'ha urtato. Ecco, l'unico neo della gara è questa. Il percorso di bici era molto pericoloso. Cioè, in pratica c'erano poliziotti dappertutto, non pericoloso per le strade, per le macchine, perché le macchine, figurati, con quei poliziotti lì non ce n'è uno che suona il clacson, lo mettono subito in galera, lo portano ad Huntsville, lì nel braccio della morte. Posso fare... Però scusami, la strada era talmente stretta dove... e quindi non ci passavano tre ciclisti, l'hanno urtato 1600 pedalare, e si è toccato la clavicola, quindi lui non è arrivato. Sì, due passi indietro velocissimamente, la gara era, come si chiama? La gara mondiale di mezzo Ironman. 70.3 quindi 1900 metri a nuoto, 90 bicicletta e 21 a piedi. Come sei arrivato a fare il campionato mondiale? Quindi i mondiali, come i mondiali quelli che abbiamo vinto a calcio? Allora, tu perché? Perché tu hai i mondiali? Le mie aspettative erano 1800 concorrenti, va bene arrivare 1799. Senti, perché eri lì? Cioè, come si fa ad accedere? È una qualificazione che si conquista partecipando a una tappa intermedia e arrivando entro i primi 5 della propria categoria. Ecco, ti chiedo, tu sei arrivato entro i primi 5 in quella batteria? È arrivato nono, ma a 4 davanti a lui non si sono presentati. Ok, quindi questi sono i preamboli. Ok, come se San Marino si trovasse a giocare il campionato mondiale di calcio. No, è sempre arrivato nono, non centesimo. Ok, va bene. Andiamo avanti. Sono arrivato lì e comunque mi sono fatto, come si dice, mi sono fatto molti aminoacidi. Però non bastano, allenarti. No. E comunque... Che marca di aminoacidi era? E comunque devi avere quella forza che comunque è fondamentale, cioè tu devi avere l'allenamento, e infatti ho fatto un buon tempo a nuoto, 40 minuti, ho fatto anche un discreto tempo in bici, 20 miglia all'ora, cioè quindi non è cattivo il tempo. Il problema è che quando sono sceso dalla bici non ce la facevo più perché sono andato in crisi gli ultimi 10 chilometri. Non hai mangiato in bici? Probabilmente non è veramente allenato come dovrebbe. Sì, tieni presente che a un certo punto mi ha superato un settantenne. Non ci credo. Un settantenne, perché noi, oltre ad avere il numero sul braccio, abbiamo l'età sul polpaccio. Quindi io avevo i miei 51 anni, a un certo punto mi passa, ma non veloce, così, sai, lentamente. Guardo sul polpaccio, 70 anni. Minchia, uno dei momenti più brutti della tua vita. Attenzione, anche uno dei momenti più belli. Perché dici? Ho ancora altri 20 anni di speranza. Ah, capito? Bravo. Cioè, quindi ho detto, caspita, complimenti. L'ho visto sul podio, gli ho fatto i miei complimenti. Di dove era? Era un americano. E poi a un certo punto ho visto un altro, ho detto, adesso quello lo becco, e l'ho beccato, uomo. Però sul polpaccio aveva scritto 77. Aveva 77 anni. Ma non ha importanza, io ce l'ho fatta. Questo è Mary Gauthier. Ce l'ho fatta perché sono nato per correre, perché sono stato progettato per correre. Dream of the Hobo King. Last of the Hobo Kings, questa era Mary Gauthier su Radio DJ. Lo senti molto questo disco in macchina, vero? L'hai consumato quasi. È consumato, sì. Io vorrei che tu però raccontassi una cosa. In queste gare, il triathlon o l'Ironman o il mezzo Ironman, che insomma sono fatti di segmenti di sport differenti, uniti tra di loro, nuoto, bici, corsa in questo caso, c'è una parte di cui non si parla mai che si chiama transizione. Sì.
che è una parte marginale, perché quando tu stai in stella o sui piedi o in acqua per 6 ore in questo caso, o 12 magari nel caso di un Ironman, o comunque 2 o 3 ore per un triathlon importante, quei pochi minuti non contano tantissimo. Però fanno la differenza. Quanto hai impiegato nella transizione dal nuoto alla bicicletta? Allora, tutti i miei amici Ironman si sono messi a ridere quando hanno visto il famoso T2, cioè vuol dire Transition 2, perché... ne hai due di Transition, la prima dal nuoto e bici dove ti cambi. Allora, il cambio del nuoto bici è casco, occhiali... Togliersi la muta è complicato. Nelle gare di mezzo Ironman ci sono degli addetti... Delle perché stavo pensando alla fidanzata di Luca. Pensa, la fidanzata di questo ragazzo è venuta in America per fare la volunteer, cioè lei in pratica per togliere le mute agli atleti. Sì, si è dedicata. Valentina, hai sentito cosa dice? No, nel senso che cioè, tu quando esci dall'acqua c'è un gruppo di 3-4 persone e ti aiutano a sfilare la muta per non perdere bagnata, tempo. È però quando esci dall'acqua non dai il meglio di te. C'hai un gamberetto lì nelle mutande. Invece il T2 è quello fra le bici da corsa? Il T2 è un po' più complicato perché comunque hai già fatto diverse ore di gara, come minimo 3-4, sì. Per uno come poi me. Poi non si può pedalare con la bicicletta, non si può, devi correre con le scarpe da bici. Allora, io sono arrivato che ero veramente frastornato, cioè non frastornato, ero cotto, no, non ero cotto. Eri Aldo. Esatto. Eri sfolato. Ero così, come un pugile nell'angolo. Sì. Ero un pugile nell'angolo e allora... ci ho impiegato 12-13 minuti. Non ci credo. Ma però... poi... sigaretta lì, no, ma... veramente. No, diluvio. Ma lì ho... tanto cagare, lì, scusami, ho... No. Scusami, mi permetto, ma 12-13 minuti... lo fanno? No, lo fanno. Allora, tu sai, il guerriero dello spirito, cosa deve fare? Prima di, come si dice, riprendere la lotta, deve padroneggiare i conflitti interiori. Quello che non è riuscito Linus a un certo punto, sulla prima Avenue, non ha risolto i conflitti interiori. Sì. Allora ricordatevi, c'è ancora da imparare, uomo. Voi dovete fare questo, per buttarvi nella lotta dovete risolvere i problemi dentro di voi. Quando ho risolto i problemi dentro di me, allora ho sentito una voce. Era quella di Bruce Springsteen che diceva: sei nato per correre, uomo. Ho preso con una mano un bicchiere di caffeina, proprio Coca-Cola, dall'altro un pugno di aminoacidi e poi sono andato verso il traguardo, uomo. E ha corso fortissimo. Ero come una freccia Cheyenne. Buon weekend a tutti. Ciao.